Salve a tutti. Allora, vi giuro che questa sarà stata tipo la quinta volta che provo a registrare questo video. Allora, questo video è una risposta alla dottoressa Grazia Ricci, la quale è una psicologa clinica specializzata nelle psicosette. Questa fa un canale YouTube che si chiama La Forza della Verità ed è molto utile per quanto riguarda capire i meccanismi della setta dei Testimoni di Geova. Penso più o meno dall'inizio, da quando ho aperto il canale, solo che ho fatto un video in cui le opinioni sono un pochino, secondo me, discutibili. Per quale motivo? Lei paragona, anche se non lo nomina mai, ecco, paragona i meccanismi della setta dei Testimoni di Geova al coronavirus. Non lo nomina mai, ripeto, però è palese che si sta parlando di quello. Allora, io avrei un po' di osservazioni da fare al riguardo. Punto primo, lei dice di opporsi al pensiero unico, però lei crede comunque che esista una verità, o che esistano dei fatti o dei dati concreti. E questo mi sembra un po' contraddittorio, cioè se tu pensi che esista la verità, non puoi contemporaneamente opporti al pensiero unico, perché se una cosa è vera, non è che è vera soltanto per me o soltanto per te. Punto secondo, lei stessa a un certo punto del video critica i, come devo dire, sì, i testimoni di Geova, che coloro i quali sostengono le misure del governo basate sulla scienza per combattere il Covid. Lei praticamente parla dell'argomentazione ad hominem, la chiama la strategia del fango, che consiste in questo. In assenza di prove concrete per smentire un'opinione, tu ti metti ad insultare, offendere, a dubitare della reputazione di una persona, facendo passare per falso ciò che dice una persona sulla base di una questione, diciamo, morale. Vi faccio un esempio: terra-terra. Se Hitler diceva che la Terra era una sfera, solo perché Hitler era malvagio, oltre ogni limite, non vuol dire che la Terra sia piatta solo perché l'ha detto Hitler. Però lei stessa, cosa fa? Lei dice che sono le persone e i testimoni di Geova e anche i sostenitori della versione ufficiale del Covid ad usare questa strategia. Spesso è così, effettivamente. No? Vengono chiamati negazionisti, vengono chiamati complottisti, ok, tutto quello che vuoi, però è lei che sta utilizzando questa strategia. Perché in assenza di prove concrete per spiegare che ciò che dice la scienza è sbagliato riguardo il Covid e il vaccino, le mascherine e via di seguito. Il problema è proprio questo. Non puoi paragonare la scienza a una setta religiosa, perché la setta religiosa innanzitutto si basa su un'opinione estremamente discutibile, cioè la religione è un credo personale, non ci sono prove oggettive, indubitabili, innegabili, eccetera. La scienza invece è vera per tutte le persone, e questo è il problema. Fino a prova contraria, la scienza dice il vero. Ok? Questo è il problema. Ed è lei che in questo momento, in assenza di prove concrete, usa la strategia del fango, cioè l'argomentazione ad hominem. Poi un'altra questione, no? Che poi vorrei, è questa qua. Allora, lui dice, no, bisogna ragionare con la propria testa, che poi a me sembra di capire che lei stia dicendo crede di pensare come lei. Cioè, se non la penso come lei, non ragiono con la testa. Ma chi te l'ha detto? Cioè, ragionare con la propria testa vuol dire avere un'opinione, che può essere diversa dalla tua. Questo è un altro discorso lunghissimo. Il fatto del pensare fuori dagli schemi. Ora, non vuol dire avere ragione, nel senso che l'esempio basilare della Terra piatta. Ora, scientificamente la Terra è una sfera, punto, non c'è molto da discutere. E tutto è. La prova contraria è così ed è difficile trovare una prova contraria. Se ce l'avete, dite. Ora, effettivamente, a chi la pensa il contrario sta pensando fuori dagli schemi, effettivamente.
o meglio, uno schema vecchio di 3.000 anni, almeno, però, rispetto alla massa, pensi sta differenziando dalla massa, non vuol dire che se... Guardate, io la teoria della terapia l'ho vista nascere, l'ho già raccontato altre volte. Si passa progressivamente dal mettere in dubbio alcune cose, piano piano a dubitare, beh, cose politiche, poi si è passato piano piano a dubitare della scienza, per arrivare alla terapia atta. C'è stato questo pendio inclinato, questo piano inclinato, e voglio dire, piano piano, no. Perché se non ragioniamo in questo modo si arriva a quello. Non sto dicendo che grazie al terapeutista, però il ragionamento è più o meno questo. Cioè, se stasera che devo ragionare con la mia testa, devo pensare fuori dagli schemi, vuol dire semplicemente questo. Vuol dire che se una cosa è accettata da tutti, è falsa, ma è una cavolata questa. E però dopo si contraddice su questa cosa, cioè lei dice una cosa, se una cosa è davvero vera, cioè così vera, perché non ci crediamo tutti? Perché non dice, perché i testimoni di Geova devono insistere, dice lei, facendo anche riferimento ovviamente comunque al coronavirus. Perché? Voglio dire, bisogna insistere. Se fosse così vera una cosa, no? Perché tutti quanti non l'accetteremmo per vera? Ma scusa, ma a parte che poco fa avevi detto se una cosa la fanno tutti, la dicono tutti, ci credono tutti, è falso, bisogna pensare fuori dagli schemi. E no, un attimo. A parte questo, è chiaro che c'è una serie di cose che sono un bene per noi, sono vere. Non è detto che la gente ci creda per forza. Questa è una cosa che in logica si chiama fallacia ad populum, cioè che vuol dire? Vuol dire questo, vuol dire che è una cosa solo perché ci credono tutti, non vuol dire che sia vera. È una cosa solo perché la maggioranza non ci crede, non vuol dire che sia falsa. Ora, se gli dice, bisogna insistere affinché la gente inizi a crederci, se no la gente non ci crederebbe. E il problema grosso è proprio questo. Quando Galileo ha scoperto che la Terra girava intorno al Sole, voglio dire, per convincere la gente, cioè, abbiamo messo un bel po', sempre lì andiamo a finire. Guardate che tutta la scienza è così, è anti-intuitiva. Ma basti pensare ad altre cose riguardo la nostra sicurezza, per tipo il cinturone di sicurezza, il codice, tutto il codice della strada, mettere il casco, fermarsi agli stop, ai semafori, dare precedenza, tutte queste cose la gente non, tendenzialmente non le fa. Eppure per il nostro bene. Ora, spero che questo video non dispiaccia, grazie più di tanto. Se vi dà fastidio lo cancello. E semplicemente sono le mie osservazioni riguardo a quello che lei ha detto. Per il momento è tutto, alla prossima.